Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi come ospite abbiamo Sandra. E Sandra è mia sorella più piccola, non la più piccola in assoluto, però la più piccola, ha 17 anni. E oggi parleremo di com'è fare amicizia qua in Inghilterra, essendo che lei è qua da un anno. Prima viveva in Italia, poi è andata a vivere in Nigeria per un anno e ora è venuta qua in Inghilterra. E per lei è stato un po' abbastanza difficile stringere un po' amicizia all'inizio, è stata un po' dura, quindi oggi ci parla un po' della sua esperienza. Spero che vi piaccia questo video. Allora, Sandra, come ho detto prima, è qua da un anno, ora fa il college. Cosa stai studiando? Adesso io studio Health and Social Care, che sarebbe? E level 1 è tipo, non so come si dice in italiano, però tipo la sanità, qualcosa del genere, tipo per diventare, tipo per lavorare in ospedale, per diventare una dottoressa o comunque in quel campo lì. Sono al primo anno, vado a Thameside College. Quanto dura il college? Quanto gli dura? E tipo adesso a me mi mancano, siccome sono in level 1 il primo anno, devo fare ancora level 2 secondo anno e poi dovrò fare level 3, che c'è il primo anno di level 3 e poi c'è il secondo anno di level 3 e poi ho finito, quindi in pratica mi mancano 3 anni. E poi vai all'università? Sì. Vabbè, deve ancora decidere. E quindi lei comunque va a scuola, ha tanti compagni di classe, ha cambiato 2 scuole da quando è qua e durante, diciamo, questi cambi di scuola ha potuto conoscere tante persone, ma non è stato facile per lei stringere proprie amicizie anche fuori da scuola, che ne so, uscire, cose così. Ha fatto un po' di fatica. Questo perché? Perché tipo, sai quando entri in un nuovo paese che tipo arrivi e sei un po', come dire, sei un po' persa, nel senso, perché tipo in Italia c'era un altro modo di vestirsi che qua era un po' diverso, no? Tipo, diciamo che qua la gente è più per cose di Adidas, Nike. Quindi, cioè, io ero arrivata, vabbè, che non sapevo niente di come vestirmi. E quindi, tipo, ero arrivata e comunque non mi vestivo tanto bene. Perché io l'ho vista questa cosa adesso. Perché io, cioè, adesso, da come mi vesto adesso e vedo come si veste la gente che arriva dall'Italia, io me ne accorgo subito che questa non è di UK. Era più il modo in cui mi vestivo. È stato molto difficile perché quando una ti vede dice, vabbè, questa, che scarpe c'ha, cioè. Non c'è neanche scarpe di Adidas, se non hai scarpe dell'Adidas, se non hai scarpe della Nike, comunque scarpe che anche se fossero di Primark, se vedono che hai delle scarpe che non hanno mai visto, dicono, ma questa non la cago neanche. Cioè, quindi, scusa, uno fa amicizia in base alla tua esteriorità, come ti vesti? Questa è stata la mia esperienza. A me è andata così, era più per quello comunque. Poi piano piano hai iniziato a vestirti bene. E adesso sono io che faccio un po' la stronzetta con la gente che viene dall'Italia. Vedi, non si fanno queste cose. Perché fai così? Non lo so, ma mi sembra che è una cosa un po' normale. Cioè, no. Se vedi uno che è vestito in un certo modo, preferisci non parlarci? Non lo so, io ti vedo, ti guardo, tipo, prima di tutto guardo le tue scarpe. Non lo so perché, ma è una cosa, non lo so, è proprio... Siccome comunque è successa a me questa cosa, che tipo, non vorrei fare nomi, però, cioè... Ok. Non credi che sia sbagliato comportarsi così? Perché lo facevano con te e tu ti sentivi comunque male. Adesso se tu lo fai ad un'altra persona, stai facendo passare quello che hai passato tu. Non è brutto così? So che comunque la persona un giorno cambierà. Very soon. La persona cambierà. Questo è bullismo. Questo è bullismo veramente. Cioè non si può giudicare la gente per come è vestito. Cioè uno può avere anche un buon cuore, essere super simpatico, però se ha le scarpe di Primark là non lo cavi. Come è messa la tua situazione con le amiche e tutto? Cioè hai tante amiche, esci? Beh, adesso dai, ormai si sa, ormai I'm the diva now. No, sto scherzando. No, adesso comunque mi trovo bene, cioè più perché mi sono abituata e ho più amiche adesso, vado al college, quindi vabbè c'è tanta gente lì subito fa amicizia e adesso va tutto meglio comunque. Sandra, lei è appena tornata dall'Italia, è nata in vacanza, diciamo che sei andata a ritrovare le tue amiche, cioè come le hai trovate? Sei stata contenta di rivederle? Cioè comunque alla fine è un bel po' di tempo che eri lontana, sei stata in Nigeria, puoi essere stata qua, cioè comunque le amicizie ti mancano più o meno, no? Sì, ho visto che, vabbè, un sacco di cose sono cambiate da quando io me ne sono andata, perché tipo
c'è solo la mia migliore amica, che lei è rimasta uguale, che non è cambiata per di niente, è ancora un amore, la mia bestie, amore mio, Romina, e tipo lei si sentiva un po' abbandonata, che io comunque l'ho abbandonata lì, e tutte le nostre compagnie sono sposate, oh my day, e lei è rimasta lì comunque da sola, io ero l'unica, comunque potevo farle compagnia. Quando infatti sono tornata, ha pianto come una matta. Ha pianto? Mm-hmm. Mi è saltata addosso, fa amore, mi sei mancata. Diciamo che Romina rimarrà sempre la tua migliore amica, cioè sì, secondo anche me... se sei qua e conosci più persone, lei sarà comunque la tua amica del cuore. Sì, perché qua non lo so se troverai una migliore amica, perché no. Lei la, perché qua la gente è un po' strana, non lo so. Magari sarò io, però non lo so. Loro non guardano tanto a diventare la tua migliore amica. Io so che qua le ragazze parlano molto tra di loro, anche se c'è la tua migliore amica, tu parli male di lei pure con un'altra persona, sì. Infatti con lei parli male di tutto il resto, però parli male anche di lei, sì. Io l'ho vista così, io ero abituata con la mia migliore amica che comunque ogni 3x2 eravamo lì a messaggiare. Cioè io un'ora senza di lei col cacchio, okay. Ogni 3x2, anche se non sappiamo di cosa parlare, almeno un cuore mi mandi, io continuo, ci mandiamo degli cuore, emoji, cuore. Qualunque cosa, però qua la gente non ti caga, non lo so, cioè nel senso la gente può stare anche, cioè tipo non so, vai a scuola con la tua amica, comunque vai a scuola più giorni con lei, no? Poi vai a casa, lei non manco ti caga, 2 giorni, 3 giorni passano, se tu non li scrivi. Secondo me perché la gente è troppo impegnata qua, c'è troppe cose da fare per stare lì troppo a pensare a fammi sentire la mia amica, cioè io... Ho provato a fare amicizia, però qua la gente è troppo impegnata a costruire il proprio futuro, quindi non ha il tempo di stare lì a pensare a te come amica, no? Io, cioè, ho visto che la mia amica con cui vado a scuola tutti i giorni, lei non ha niente da fare, è sempre a casa, okay. non lavora, e sono io che lavoro, è sempre a casa, ma lei, non so, è un po' strana. Non ti scrive comunque? Non mi scrive comunque, la vedi online, ma non è che ti scrive, è un po' strana, non lo so. Magari, a parte che è ancora all'inizio, tu magari devi ancora trovare quelle amicizie, quelle strette. Può però darsi. È molto più difficile che stringere l'amicizia in Italia. Delle differenze ci sono qua. Siamo giunti alla fine di questo video, spero che vi sia piaciuto. Per chi abita qua in Inghilterra, mi scriva nei commenti se anche voi avete trovato differenze, se avete fatto fatica anche voi a stringere amicizia. Seguite Sandra. Su Instagram, come si chiama? Sandrina Lu, ve lo metto comunque qua. E niente ragazzi, se vi è piaciuto questo video, mi raccomando iscrivetevi al mio canale e ci vediamo alla prossima volta con un nuovo video. Un bacione, bye bye. 3, 2, 1. Chissà se mi si sente. Ferma un attimo. Ah, finito. Let me see it now. Did you see what I done? Came in a black Benz, left in a white one. I'm just a hoodlum, I came in my bones, and my niggas wanna try something.